Quindi, Carola si diverte con gli amici della scelta di Federico, finisce male. Carola si diverte con gli amici prima della scelta finale di Federico Nicotera Uomini e Donne. Mancano ormai pochissime puntate prima del fatidico addio del tronista alla trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi e la sua corteggiatrice. In queste ore, si è mostrata felice e spensierata su Instagram in compagnia degli amici. Una serie di stories, apparse sul profilo Instagram della stessa Carola, che non sono passate affatto inosservate agli occhi dei tantissimi fan e spettatori del talk show. Molti dei quali temono che Federico possa non reagire bene. Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e Donne continua a riservare colpi di scena e, per quanto riguarda il trono di Federico Nicotera, si è ormai vicini alla fatidica e attesa scelta finale. Carola e Alice sono le due pretendenti giunte alle battute conclusive di questo percorso, una delle due diventerà la scelta finale del tronista. Ad oggi, sembrerebbe che il tronista sia maggiormente preso e coinvolto da Carola, video, anche se nel corso delle ultime registrazioni, non si è fatto problemi a bacchettare la ragazza per il suo modo di fare che ha definito superficiale in alcuni contesti. Nonostante le frecciatine, però, Carola continua ad andare avanti per la sua strada e nel corso delle ultime ore è tornata a mostrarsi sui social felice e spensierata assieme ai suoi amici. La corteggiatrice di Uomini e Donne ha condiviso sul suo profilo Instagram una serie di stories che la ritraggono felice e spensierata assieme alla sua comitiva, intenti a godersi una serata di assoluta libertà. Nelle immagini, infatti, si vede un amico di Carola che versa da bere a tutti i presenti alla serata e una delle amiche esclama, "Stasera finisce male", con tanto di risate in sottofondo della corteggiatrice di Federico Nicotera. Insomma, nonostante i richiami del tronista, sembrerebbe che Carola non abbia intenzione di rinunciare alla sua libertà e trasformarsi per potergli piacere. Cosa succederà a questo punto? Dopo le nuove stories che testimoniano la serata di puro divertimento di Carola. A poche puntate ormai dalla fatidica scelta finale che avverrà a Uomini e Donne. Ci sarà qualche reazione da parte del tronista? Federico si renderà conto che forse Carola non è la persona ideale per stare al suo fianco e rivaluterà il percorso fatto fino a questo momento con l'altra pretendente. Alice? Lo scopriremo nel corso delle prossime attesissime registrazioni di questa stagione.